Revolut potrebbe effettivamente sembrare la scelta migliore per gestire i tuoi soldi, ma è davvero così? Infatti, prima di prendere una decisione definitiva, ascolta queste 15 risposte alle domande che i miei iscritti hanno fatto. Potrebbero addirittura cambiare completamente l'opinione su questa carta e conto digitale. Quindi scopri con questo video se davvero Revolut è la scelta giusta per te, oppure ci sono delle cose che dovresti sapere prima di impegnarti. Bene ragazzi, iniziamo con la domanda numero 1. Come si mandano i soldi sulla carta fisica di Revolut essendo che non ha un IBAN? Ragazzi, attenzione qua perché c'è un errore, ovvero la carta di debito di Revolut non ha un IBAN perché la stessa cosa è un tutt'uno con il saldo del conto di Revolut stesso. Questo significa che quando vuoi inviare denaro o aggiungere fondi alla tua carta fisica, in realtà stai ricaricando il saldo totale del tuo conto Revolut. E una volta che il denaro è stato caricato, è subito disponibile per essere utilizzato anche con la carta di debito. Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che tu voglia aggiungere 250 euro alla tua carta fisica Revolut per fare degli acquisti. Puoi semplicemente ricaricare il conto di Revolut attraverso, ad esempio, un bonifico bancario da un conto tradizionale, oppure puoi usare una carta di debito Apple Pay come già ti ho mostrato. Appena 250 euro sono stati accreditati sul saldo Revolut, potrai subito usare anche la carta fisica per fare qualsiasi acquisto, senza bisogno di fare nient'altro e tutto gratuitamente. Adesso vediamo la domanda numero 2. La carta Revolut è universale? Posso pagare ovunque come se fosse una prepagata? Sì ragazzi, la carta Revolut la possiamo considerare una carta universale perché funziona sui principali circuiti internazionali proprio come Visa o Mastercard, a seconda della versione che ovviamente ti viene assegnata. In pratica puoi usarla ovunque nel mondo, sia per fare acquisti online oppure per fare acquisti in loco. Quello che a me piace è che con questa carta posso sia fare un acquisto in Italia, ma subito fare una conversione del mio euro in ad esempio sterline, andare in Inghilterra e con la stessa carta fare un acquisto, anzi più acquisti per tutta la città e senza avere una carta prepagata, altri conti, altre carte, essere versatile e quindi pagare in sterline. Oppure un'altra cosa che posso fare sia in Italia che all'estero è sempre fare il prelievo senza dover dipendere da costi di commissioni di prelievo alte come ad esempio il 2-3% per appunto convertire il mio euro nella valuta locale, oppure pagare sempre il 3% all'estero per prelevare il contante come succede ancora con tanti altri conti. E un'altra cosa interessante è che addirittura per gli acquisti durante la settimana non devi nemmeno sforzarti a cambiare l'euro nella valuta locale perché in automatico farà Revolut la transazione e tu non dovrai fare nient'altro. Invece nel weekend io ti consiglio sempre, no, di fare la conversione prima, così non paghi il tasso maggiorato appunto perché i mercati sono chiusi. Adesso approfondiamo la domanda numero 3. C'è un costo per chiudere il conto Revolut? Chiudere il conto Revolut è innanzitutto un'operazione molto semplice e buona notizia, non dovrai avere nessun costo da sostenere per farlo. Tuttavia ci sono alcune cose importanti che devi sapere e che adesso ti voglio spiegare. Prima di tutto, Revolut non ti permetterà di chiudere il conto se ci sono ancora soldi sul tuo saldo e se ci sono transazioni in sospeso. Quindi il primo passo è assicurarsi che il saldo sia a zero e che non ci siano pagamenti in corso. Quindi questa è la procedura esatta da seguire. Numero 1. Preleva o trasferisci i fondi rimanenti. Infatti se hai ancora soldi sul conto dovrai svuotarlo prima di poterlo chiudere, come ti spiegavo, quindi puoi farlo prelevando i soldi da un ATM, oppure la cosa più semplice è spenderli o trasferirli tramite un bonifico a un altro conto bancario. Quindi assicurati che sul conto ci siano 0 euro e svuota quindi anche tutti i sottoconti e anche i conti in valute differenti. Step numero 2, contatta l'assistenza clienti. Una volta che il tuo conto è vuoto puoi richiedere la chiusura del conto direttamente dall'app Revolut e vai quindi nella sezione assistenza e lì troverai l'opzione per chiudere il conto. Un operatore quindi poi del servizio clienti ti guiderà e quindi ti assisterà alla procedura. Ci vorrà soltanto qualche giorno per ovviamente completare al 100% l'operazione. Step numero 3, cancellazione delle carte. Dopo che il conto sarà stato chiuso, tutte le carte fisiche e virtuali collegate al conto verranno ovviamente disattivate, quindi non potrai più utilizzarle per fare acquisti o fare prelievi. Quindi ti ricordo che numero 1, chiudere il conto non ti comporta alcun costo, alcuna spesa da sostenere. Dopo la chiusura, oltre che perdere l'accesso all'app di Revolut, perderai anche tutti i vari servizi che avevi a disposizione, oltre al fatto di non poter usare le carte e nient'altro. Se poi in futuro volessi riaprire il conto Revolut, beh sappi che lo puoi fare senza problemi, chiaramente ti richiederanno i documenti per fare ovviamente l'identificazione come nuovo cliente. Quindi hai capito che si può anche tranquillamente chiudere il conto Revolut anche in questo caso senza pagare niente. Adesso proseguiamo con la domanda numero 4. Posso ricaricare Revolut dal tabaccaio? No ragazzi, in Italia al momento non si può ricaricare il conto Revolut né dal tabaccaio né da nessun'altra parte. Revolut è un conto 100% digitale e gli unici modi per avere denaro sul conto è attraverso ricariche con carta o bonifici bancari. Però c'è un'alternativa, quindi ascoltami bene, so che a qualcuno potrà scocciare, però è 100%
100% gratuita e funziona in tutta Italia. Infatti, se sei residente e vivi in Italia, puoi aprire il conto FinecoBank, che è gratuito per gli under 30, con il link che trovi in descrizione a questo video. È un'ottima banca italiana che ho anche trattato in questo canale. E con questo conto puoi fare gratuitamente tutti i versamenti in contante che vuoi agli sportelli ATM di UniCredit e senza pagare alcuna commissione. Sì, hai capito bene. In questo modo, appena visualizzerai il versamento sul conto Fineco, potrai fare un bonifico estero gratuito da Fineco e in un giorno riceverai su Revolut il contante che avevi versato attraverso Fineco. So bene, ragazzi, che alcuni di voi diranno che è assurdo che per ricaricare, per versare il contante su Revolut bisogna passare attraverso un'altra banca. Lo capisco. Infatti, questo è uno dei motivi per cui io possiedo più di un conto bancario. Perché non tutte le banche sono uguali e avere più di un conto è una cosa intelligente, oltre che furba, perché puoi sfruttare le potenzialità di ciascuno e combinarle insieme. Scopriamo adesso la domanda numero 5. Ma com'è che si ricarica la carta Revolut? Ricaricare la carta Revolut è davvero semplice e ci sono diversi metodi a disposizione a seconda di quello che preferisci. Vediamo insieme le opzioni principali. Numero 1, bonifico bancario. Se infatti hai un conto corrente come Fineco o N26, entrambi trovate i video nel mio canale YouTube con il link in descrizione se ti vuoi appunto iscrivere, oppure qualsiasi altra banca tradizionale, sicuramente puoi ricaricare il tuo conto Revolut con un bonifico estero SEPA. Infatti tutto quello che dovrai fare è inserire l'IBAN di Revolut del tuo conto Revolut, che trovi facilmente nell'app, e poi inviare il bonifico. I soldi arriveranno nel giro di un giorno lavorativo e la cosa bella è che questo metodo è completamente gratuito e lo puoi fare quante volte vuoi. Spesso io ad esempio mi faccio i bonifici da BBVA che, essendo gratuiti e istantanei, mi arrivano in qualche secondo e ho subito il denaro sul mio conto Revolut. Il secondo modo è con la carta di debito o credito. Se invece preferisci qualcosa di più rapido, puoi ad esempio collegare una carta di debito o credito direttamente all'app Revolut. In questo modo puoi ricaricare il conto in pochi secondi trasferendo fondi dalla tua carta al saldo di Revolut. Metodo numero 3, Apple Pay o Google Pay. Questo è il mio metodo preferito per ricaricare Revolut, perché se hai connesso almeno un'altra carta di debito a Apple Pay o Google Pay, puoi utilizzare questo metodo per ricaricare il conto in modo istantaneo e sicuro. Infatti questa risulta un'ottima opzione per chi vuole fare tutto dal telefono in pochi tap senza perdere nemmeno un minuto di tempo. Ma prima di scoprire la prossima domanda, vediamo un attimo i costi di commissione. Innanzitutto ricordati che le ricariche tramite un bonifico SEPA che viene da un altro conto verso Revolut sono sempre gratuite. E sappi anche che le ricariche che fai con le carte di debito con Apple Pay su Revolut sono sempre gratuite, non come ad esempio N26 che ti fa pagare il 3% dalla seconda ricarica, ma potrebbero esserci in alcuni casi delle commissioni se la carta ad esempio non è supportata. In quel caso fai un primo tentativo, se il primo tentativo va in porto con zero costi di commissione, stai tranquillo perché da adesso in poi potrai fare tutte le ricariche che vuoi con quella carta e sapere che non pagherai alcuna commission. Adesso leggiamo la domanda numero 6. Posso chiudere il conto in valuta estera di Revolut se non l'utilizzo più? Certo che sì, ragazzi, puoi chiudere il conto in valuta estera di Revolut se non più lo utilizzi. E il tutto è molto semplice da fare, come sempre con Revolut, direttamente dall'app. Infatti Revolut ti permette di aprire e gestire conti in diverse valute, ma se non hai più bisogno di una determinata valuta puoi chiuderla senza problemi. Prima di farlo però c'è una cosa importante che devi ricordare. Dovrai svuotare il conto o convertire i soldi rimanenti, perché Revolut non ti permette di chiudere un conto se c'è ancora un saldo attivo anche di 50 centesimi. Quindi ecco come fare. Prima di chiudere il conto devi trasferire o convertire tutti i soldi rimanenti nella tua valuta principale, come nel nostro caso l'euro, e puoi fare tutto questo direttamente dall'app utilizzando il tasso di cambio corrente. Un'operazione, come vedi, molto rapida e semplice da fare. Una volta che il saldo del conto della valuta che vuoi eliminare è a zero, vai nella sezione conti dell'app Revolut, seleziona la valuta che vuoi chiudere e troverai, come puoi vedere, un'opzione per disattivare o eliminare questa specifica valuta. E dopo averlo fatto, come puoi notare, non apparirà più tra i tuoi conti. Questa cosa la puoi fare per qualsiasi valuta e soprattutto puoi scegliere sia la valuta da azzerare sia quella da convertire. Quindi se ad esempio hai del pesos colombiani ma invece di convertirli in euro li vuoi convertire in dollari USA, lo puoi fare e cancellare quindi solo la valuta del peso colombiano. E ci sono anche altre cose che devi sapere. Numero 1, non ci sono commissioni per ogni volta chiudere o riaprire questi conti in valuta estera. Infatti se in futuro dovessi voler riavere un conto in valuta estera che hai già eliminato, potrei farlo senza alcun problema. Numero 3, la chiusura di un
conto in valuta estera specifico non andrà assolutamente a influire su tutto il resto del tuo conto Revolut e sulle funzionalità appunto di quest'ultimo. Come puoi notare, questo è un processo molto semplice da applicare. Una volta imparato lo potrai utilizzare tutte le volte che vorrai. Andiamo avanti con la domanda numero 7. La carta Revolut è una carta di debito? Sì ragazzi, la carta di Revolut è una carta di debito, il che significa che attinge direttamente ai fondi disponibili sul conto Revolut. Infatti, a differenza delle carte di credito come Amex, non ti permette di spendere soldi che non hai. Quindi su questo puoi stare tranquillo, perché sarà impossibile per te indebitarti o dover pagare tassi di interesse mensili per i soldi che hai speso di più rispetto a quelli che potevi permetterti. Adesso comunque vediamo le caratteristiche principali della carta di debito di Revolut. Numero 1, circuiti Mastercard o Visa. A seconda del tipo di carta che ti verrà assegnata, e questo dipende anche dal piano gratuito a pagamento che sceglierai, Revolut può funzionare sia sul circuito Mastercard che su Visa. Questo significa che la tua carta sarà praticamente accettata ovunque, sia online e sia nei negozi fisici, praticamente ovunque. Numero 2, fondi immediati. Infatti, quando fai un acquisto o un prelevo con la carta Revolut, l'importo che vai a spendere viene addebitato immediatamente dal tuo saldo. Infatti la contabile del conto Revolut è immediata sul saldo e quindi non dovrai aspettare nemmeno un giorno per vederlo aggiornato. Quindi se hai sul conto 100 euro e ne spendi 40 per un acquisto, immediatamente il saldo passerà a 60. Numero 3, nessun interesse o debito. Infatti qualsiasi carta che andrai a creare, perché sì, Revolut può gestire più carte di debito contemporaneamente, saranno appunto tutte carte di debito e hai la sicurezza, la certezza che non potrai appunto avere una carta di credito. Lo so che per alcuni è una cosa positiva, ma per altri hanno paura, no, di spendere soldi che non hanno e poi dover pagare il plafond il mese successivo. Quindi puoi spendere con Revolut, con la carta, solo i soldi che hai sul conto. That's it. Numero 4, notifiche in tempo reale. Un'altra cosa che mi piace molto di Revolut è che ti invia subito una notifica ogni volta che appunto fai un pagamento, cioè una transazione appunto, viene notificato sul tuo smartphone. Questa può sembrare una piccola cosa, perché ormai credo che un po' tutti siamo abituati, ma fino a poco tempo fa, ricordo ancora Banca Etruria ad esempio, mi faceva pagare una membership, mi pare mensile o annuale, per avere le notifiche via SMS di ogni transazione che veniva effettuata. Invece adesso con Revolut, come tanti altri conti online, ce l'hai gratuitamente direttamente su smartphone. Ultimo punto, la gestione avanzata delle tue spese. Infatti Revolut ti aiuta anche a categorizzare le tue spese. Come puoi notare, l'app ti mostra come e dove stai spendendo i tuoi soldi, suddividendo le spese sia in categorie come cibo, viaggi, intrattenimento, e sia anche per tempo. Quindi puoi anche passare da una visualizzazione mensile a una visualizzazione in 6 mesi, in un anno, quindi molto molto comodo. In conclusione, come puoi notare, la carta di Revolut è davvero una soluzione versatile, sicuramente perfetta per chi vuole avere il controllo totale delle proprie spese, senza rischi o costi nascosti che molto spesso sono associati a carte di credito. Quindi, che tu voglia fare spese quotidiane o viaggi internazionali, questa carta è ideale per te. Ferma ragazzi, se state vedendo il video e già vi piace Revolut e volete farvi il conto, vi ricordo che vi ho lasciato il link in descrizione per appunto registrarvi gratuitamente e averlo attivo in meno di 24 ore. E ti ricordo che se ordini subito la carta fisica, che hai visto che è importante per prelevare il contante, e fai subito 3 acquisti da almeno 5 euro anche con Apple Pay, sappi che io riceverò un omaggio, quindi ti ringrazio per appunto tutto il lavoro che sto facendo. Quindi usa il link in descrizione e continuiamo con il video. Proseguiamo con la domanda numero 8. Consigli Revolut per accantonare soldi tipo salvadanaio? Certo, può essere un'idea per usare questo conto. Adesso ti spiego la funzione Vault di Revolut che ti consente di fare proprio questo, e ti svelo anche un trucco super valido che utilizzo per accantonare i miei soldi. Dunque, Revolut ha una funzione molto interessante che viene chiamata Vault, che ti permette di accantonare il tuo denaro in modo semplice e intuitivo, appunto come se fosse un salvadanaio. È un modo anche molto pratico per risparmiare per obiettivi specifici e puoi personalizzare tutto a seconda delle tue esigenze. Vediamo il suo funzionamento e come puoi usarlo anche tu per risparmiare del denaro. Prima di tutto, da dentro l'applicazione puoi creare un vault per ogni obiettivo che hai. Ad esempio, se vuoi risparmiare per una vacanza, un nuovo telefono, magari per creare un fondo d'emergenza, questa cosa la puoi fare. Infatti puoi creare un vault specifico per ognuna di queste attività e monitorare il progresso direttamente appunto dall'applicazione. È tutto molto visivo e puoi aggiungere fondi manualmente o anche impostare dei trasferimenti automatici. Funzione arrotondamento delle spese. Questa, ragazzi, è una funzione molto molto carina, perché ogni volta che fai la spesa con la tua carta Revolut, l'importo viene arrotondato al prossimo euro intero e la differenza viene trasferita automaticamente nel vault. Per esempio, se spendi 3,75 euro per acquistare un caffè, automaticamente Revolut arrotonderà 4 euro e quei 25 centesimi in più finiranno direttamente nel tuo vault. In questo modo puoi risparmiare piccole somme senza nemmeno rendertene conto. Funzione risparmi automatici ricorrenti. Sempre nei sottoconti puoi impostare dei trasferimenti ricorrenti che portano i soldi al vault, come ad esempio metterci 10 euro a settimana
settimana o 5 euro al giorno. Questo è anche un modo per creare un'abitudine e avere un qualcuno che in modo forzato ti preleva i soldi e li sposta in un saldo secondario. Però vediamo altre cose che devi sapere prima di usare questi vault per risparmiare. Innanzitutto non ci sono commissioni per creare o gestire questi vault. Puoi creare quanti vault vuoi senza alcun costo aggiuntivo, quindi è ideale se hai più obiettivi diversi che vuoi monitorare. E i fondi che metti nei vault sono sempre facilmente accessibili, quindi se hai bisogno puoi prelevarli in qualsiasi momento. Adesso invece vediamo il trucco che ti avevo anticipato a inizio domanda. Infatti, se vuoi accumulare dei risparmi, per me il conto Revolut non è il migliore da utilizzare, perché è fatto troppo bene per spendere i nostri soldi. Ora potrei stare altri 30 minuti qua per spiegarti tutte le varie tecniche di risparmio e i vari errori che ho commesso e che la maggior parte delle persone commettono negli anni. Tuttavia adesso ti do la regola d'oro per risparmiare in modo efficace il tuo denaro. Utilizza un conto di risparmio dove non hai carte né di debito né di credito attive, in un conto anonimo che anzi fai fatica a utilizzare, che non è così user friendly e simpatico come Revolut. Infatti ragazzi, è palese, Revolut è un conto molto all'avanguardia, è facile da utilizzare. Questa è una cosa negativa, perché più è facile, più è semplice, più per noi sarà difficile trattenersi da non spendere quei soldi. Infatti ad esempio un conto Fineco, che comunque all'avanguardia, già è un attimino meno user friendly di Revolut. Oppure addirittura puoi usare conti come BBVA, che ti danno anche un interesse per i soldi che lasci sul conto senza fare niente, e quindi comunque lì ovviamente non ci attacchi alcuna carta di debito e lo usi soltanto per accumulare denaro. Approfondiamo adesso la domanda numero 9. C'è un importo minimo, una soglia minima per ricaricare Revolut? Posso ad esempio ricaricare 20 euro? No ragazzi, non esiste un importo minimo per ricaricare Revolut, e farlo gratuitamente, quindi anche con importi piccoli come 10 o 30 euro, lo puoi tranquillamente fare. Questa è una delle cose che rende Revolut così comodo e che a me piace particolarmente, la flessibilità. Che tu voglia usarlo solo per gestire le tue piccole spese quotidiane o come un vero e proprio conto bancario è totalmente a tua discrezione. Infatti vediamo un attimo i metodi di ricarica. Il primo, carta di debito o credito. Questo è il metodo più veloce e ti ricordo che puoi farlo quanto vuoi senza limiti. Puoi collegare la tua carta all'app Revolut e ricaricare il conto in tempo reale. Ti basta aprire l'app, cliccare poi su aggiungi fondi e inserire l'importo che desideri. Facile e veloce. Opzione numero 2, bonifico bancario. Se preferisci puoi ricaricare il tuo conto Revolut tramite bonifico bancario. Devi solo usare l'IBAN che trovi nell'app e puoi trasferire l'importo che desideri. Anche qui nessun limite minimo, puoi inviare a Revolut qualsiasi bonifico con qualsiasi cifra. Terzo metodo, Apple o Google Pay. Questo ragazzi è il metodo più veloce, perché avendo già la carta di debito inserita dentro il tuo telefono ti basterà con un doppio clic appunto selezionare la carta da cui vuoi prendere i soldi e inviarli su Revolut. E ragazzi è una figata, perché in 5 secondi fai la ricarica e puoi subito usare i soldi sul conto Revolut. Ma adesso facciamo un esempio pratico. Supponiamo che tu voglia ricaricare 30 euro per coprire alcune spese quotidiane, magari per un pranzo o per pagare un abbonamento o un servizio di streaming. E tutto ciò che devi fare è aprire l'applicazione di Revolut, cliccare su aggiungi fondi, selezionare la carta di debito e inserire l'importo di 30 euro. Come puoi vedere, in pochi secondi i soldi saranno sul tuo conto e potrai usarli subito per fare acquisti, trasferire denaro o pagare delle bollette. E un altro vantaggio interessante è che puoi ricaricare il conto Revolut anche in valute differenti, che è super utile se viaggi o se hai conti in altre nazioni. Ad esempio, se stai per partire per l'estero, puoi ricaricare il conto in sterline, dollari o altre valute, sfruttando il tasso di cambio interbancario di Revolut e senza dover pagare commissioni aggiuntive. In conclusione, stai capendo che non è importante quanto piccolo o grande sia l'importo, con Revolut hai una grandissima flessibilità e costi zero per fare questo tipo di operazioni. Quindi questo è sicuramente un pro che lo rende comodo e conveniente per tutti noi. Proseguiamo con la domanda numero 10. I bonifici su Revolut sono gratuiti per i professionisti? Dipende se li fai da un conto Revolut tradizionale oppure dal tuo conto Revolut Business. Faccio questa premessa perché se ad esempio partita IVA forfettaria, puoi utilizzare tranquillamente il conto personale di Revolut e quindi i tuoi bonifici in entrata e uscita saranno gratuiti. Invece le cose cambiano se apri il conto Business, che è un conto separato a quello personale, fondamentale se vuoi operare con la tua SRL o ad esempio partita IVA ordinaria. Infatti vediamo adesso i costi con il conto Business. Se utilizzi il piano Business gratuito, hai un limite massimo sui bonifici gratuiti mensili di numero 5. Superati questi 5 gratuiti, che sono bonifici nazionali, pagherai 20 centesimi per ogni bonifico in uscita, quindi che farai ad altre persone. Se invece dovessi fare bonifici al di fuori dell'Italia, con il piano base pagherai 5 euro a bonifico, quindi direi anche no. Se scegli invece un piano a pagamento come il Growth o lo Scale, le cose invece qua cambiano. I bonifici nazionali gratuiti passano a 100 al mese e 5 gratuiti europei con il piano Growth, mentre 1000 al mese
mese e 25 per il piano scale. Comunque il mio consiglio è sempre quello di andare a vedere sul sito di Revolut Business tutte le varie condizioni, visto che sono spiegate in modo anche molto semplice e chiare, così prima anche di aprire il conto business sai esattamente in cosa fai incontro. Andiamo avanti con la domanda numero 11. Vorrei sapere se va pagata l'imposta di bollo di circa 34 euro, se anche con Revolut ad esempio supero i 5.000 euro di giacenza media annua. Sì, ti confermo che se la giacenza media annua di Revolut supera i 5.000 euro durante l'anno, dovrai non solo dichiarare il conto nel quadro RW, ma anche pagare la cosiddetta imposta di bollo annuale, che è pari a 34,20 euro. E questo vale, ragazzi, sia per i conti esteri che quelli tradizionali italiani o anche digitali italiani. Perché questo? Perché sei residente in Italia. Comunque, vediamo insieme un attimo alcuni dettagli di questa imposta di bollo. La soglia dei 5.000 euro. Infatti, se durante l'anno il saldo medio del tuo conto Revolut è inferiore a 5.000 euro, non devi preoccuparti di questa tassa, di questa imposta di bollo, perché non ti verrà applicata. Se invece lo supererai, quindi avrai anche 5.001 euro come giacenza media annua, beh, allora dovrai pagarla. Come si paga? Beh, questo, ragazzi, dipende, perché molto spesso nei conti italiani viene prelevato automaticamente dalla banca per te, per appunto pagare l'imposta di bollo. Invece con il conto Revolut, essendo estero, beh, lì devi invece pagarlo attraverso la dichiarazione dei redditi. E per tutto questo io ti suggerisco di affidarti comunque al tuo commercialista, e se lavori online io suggerisco anche FiscoZen, trovi il link in descrizione anche per avere i 50 euro di sconto sul primo anno se appunto lavori online, perché ad esempio per loro è normale comunque chiederti se hai conti esteri e gestire questa pratica. Adesso, ragazzi, vediamo la domanda numero 12. Ho un limite annuo di movimentazione di soldi su Revolut? Ovviamente, ragazzi, come qualsiasi banca, anche su Revolut, più che limiti, perché non ci sono, ci sono delle documentazioni che, se superi alcuni soglie, ti potrebbero chiedere per appunto verificare la provenienza di questo denaro. È chiaro che se in un anno spendi un totale di 20.000 euro oppure 250.000 euro, c'è differenza per la banca, giusto? Ad ogni modo puoi stare tranquillo, perché se durante l'anno dovessi spendere 20-30.000 euro, beh, non sono cifre così grandi. Poi chiaramente dipende dalla tua possibilità di spendere e quanto appunto lo utilizzi. Quindi se si tratta di piccole cifre, Revolut non imporrà alcun limite e potrai usare il conto tranquillamente. Adesso vediamo la domanda numero 13. Stanno lavorando per avere la licenza per offrire i servizi bancari completi come le banche italiane? Certo, ragazzi, Revolut è in costante espansione e sta lavorando per ottenere una licenza bancaria italiana completa. E questo sicuramente sarà un grande passo per questa banca per fare competizione direttamente alle banche tradizionali italiane. Al momento devi sapere che Revolut opera in Italia con una licenza bancaria ottenuta in Lituania, il che significa che i conti dei clienti italiani sono già protetti dal fondo di garanzia del deposito lituano, che copre fino a 100.000 euro. Inoltre, in queste settimane, credo verso agosto 2024, Revolut ha rilasciato la possibilità per noi clienti italiani di richiedere un prestito direttamente dall'applicazione fino a 50.000 euro con tassi di interesse anche piuttosto interessanti. Infatti, come puoi vedere, tutto quanto è configurabile in stile Revolut direttamente dall'applicazione, e ti basta cliccare su aggiungi fondi e cliccare su modifica per trovare il pulsante, come puoi vedere, per effettuare la richiesta di prestito. Successivamente, una volta che Revolut otterrà una licenza bancaria completa in Italia, potrà offrire servizi come conti di risparmio in stile BBVA, oppure carte di credito, oppure mutui o prestiti ancora più importanti. Noi staremo a vedere, e iscriviti al canale così che potrai vedere anche i prossimi video con le prossime novità sul conto Revolut. Adesso leggiamo la domanda numero 14. Ma devo dichiarare il conto se tengo circa 500 euro su Revolut? No, assolutamente no, non devi dichiarare il conto Revolut nella dichiarazione dei redditi italiana se hai avuto un saldo medio annuo di 500 euro. Ma anche se fosse stato di 2.000, non avresti dovuto farlo. A meno che però non ci siano altre condizioni specifiche che adesso ti mostro. Infatti la normativa italiana prevede che i conti esteri come Revolut debbano essere dichiarati soltanto se si verificano due condizioni principali. La numero uno è che la giacenza media annua sia superiore a 5.000 euro, quindi se il saldo medio del tuo conto Revolut durante l'anno dovesse superare 5.000 euro, beh, devi dichiararlo nel quadro RW della tua dichiarazione dei redditi. Invece la seconda condizione riguarda che se il saldo almeno per un giorno durante l'anno sia stato superiore o pari a 15.000 euro. Quindi anche se la tua giacenza media fosse inferiore a 5.000 euro durante l'anno, ma in qualsiasi momento dell'anno il saldo del conto, quindi quanto hai, supera anche per un giorno 15.000 euro, beh, scatta l'obbligo di dichiararlo. Ma adesso stai anche attento a questa eccezione importante. Se utilizzi il conto Revolut per investimenti, ad esempio acquistando azioni, criptovalute o altri strumenti finanziari all'interno dell'app, sei tenuto a dichiararlo, anche se, di nuovo, la giacenza media è inferiore a 5.000 euro.
annuo. Infatti questo in Italia, se sei residente in Italia, vale per tutte le attività finanziarie svolte all'estero. Quindi nel tuo caso di 500, 1000, 2000, 3000 euro di giacenza media annua, non ti devi preoccupare, non devi fare niente. Concludiamo con la domanda numero 15. È possibile avere un conto Revolut aziendale in Italia? Certo ragazzi, Revolut offre anche conti aziendali attraverso il servizio di Revolut Business per le imprese registrate in Italia. Infatti questo servizio è pensato per soddisfare le esigenze finanziarie di piccole e medie imprese, startup e anche professionisti indipendenti. Infatti io ti consiglio di utilizzare Revolut Business se ovviamente hai un SRL o almeno una partita IVA ordinaria. In questo modo anche l'IVA e tutte le varie tasse le potrai gestire al meglio. Però adesso vediamo le funzionalità principali che questo conto business ci offre. Innanzitutto con Revolut Business puoi effettuare pagamenti sia a livello nazionale che a livello internazionale, pagando sia fornitori che collaboratori senza dover preoccuparti di commissioni elevate sul cambio, soprattutto quando gestisci valute differenti. Comunque se sei interessato ti consiglio di visualizzare questa tabella comparativa sul sito di Revolut Business per capire il miglior piano che fa il caso tuo. Con la versione business di Revolut si possono anche creare delle carte ad hoc per i tuoi dipendenti che permettono di gestire le spese aziendali in modo trasparente e tracciabile. Una cosa molto comoda è che anche in questo caso puoi impostare il limite di ogni singola carta e puoi monitorare tutte le transazioni in tempo reale direttamente dall'app. Per quanto riguarda invece la gestione degli stipendi, anche qua avrai tutti gli automatismi che Revolut ti può offrire, come ad esempio poter impostare dei bonifici automatici a inizio fine mese per pagare i tuoi dipendenti. Ovviamente anche per quanto riguarda l'IBAN ne avrai uno specifico che utilizzerai soltanto per il conto business per ricevere o inviare appunto qualsiasi pagamento. Ecco però altre due cose che devi sapere sul conto business prima di passare alla prossima domanda. Questo conto business ti permette di gestire anche più valute senza costi aggiuntivi per il cambio, che è un grande risparmio per chi fa affari a livello internazionale. Ovviamente poi offre anche tutti quegli strumenti di gestione delle spese e di reportistica fondamentali appunto per avere tutto quanto chiaro e preciso in un conto business. Quindi se anche tu adesso vuoi aprire un conto Revolut, ti ho lasciato qua sotto nel primo link in descrizione la possibilità di appunto iscriverti gratuitamente a Revolut e averlo attivo in meno di 24 ore. E sappi che con il link che ti ho lasciato, se ordini subito la carta fisica e fai almeno 3 acquisti da 5 euro anche con Apple Pay, sappi che io verrò omaggiato e quindi ti ringrazio per il supporto. Quindi non aspettare altro, usa il link in descrizione e ci vediamo nel prossimo video.